Buongiorno guerrieri della musica, benvenuti in un nuovo video della nostra serie preferita, sempre in compagnia del vostro stimatissimo e ammaliante Electra Bones. Inizio augurandovi un anno pieno di cose belle, accompagnato da una strepitosa colonna sonora. Nelle precedenti puntate, che trovate linkate qui sotto in descrizione, abbiamo approfondito l'origine e l'analisi di alcune canzoni divenute nel tempo punti di riferimento imprescindibili della storia del rock. Ma se vogliamo avere un quadro più completo e dettagliato di come si è evoluta la nostra amata musica, questo non basta. È come se ci limitassimo a parlare in lungo e largo dell'importantissima civiltà romana, dimenticandoci da dove deriva. Senza citare, ad esempio, l'enorme influenza esercitata su quest'ultima e di conseguenza sull'odierna cultura occidentale dall'antica civiltà ellenica e da quella ellenistica poi. Motivo per cui, in questo episodio, ho deciso di andare ancora più indietro nel tempo, compiendo un salto nei meravigliosi e ricchi di promesse anni 50, per curiosare intorno alle origini del fenomeno rock and roll. Ma più in particolare ho scelto di dedicare un po' di attenzione a uno degli artisti più determinanti per la sua genesi. Un uomo che è diventato un mito per i nostri stessi miti e che li ha suggestionati e ispirati a tal punto da essere considerato da loro una vera e propria leggenda da venerare. Sto parlando del geniale e funambolico Charles Edward Henderson Berry, più comunemente conosciuto col nome di Chuck Berry. E la song che ho scelto di approfondire non poteva che essere l'immortale Johnny B. Goode. Più famosa della storia? Prima di continuare, non dimenticate di mettere un bel like, iscrivervi al canale e cliccare sulla campanellina se non volete perdervi i prossimi strepitosi episodi. Se volessero dare al rock and roll un nuovo nome, potrebbero chiamarlo Chuck Berry. Non lo ha detto Electra Bones, ma questa pretenziosa affermazione è stata espressa da un certo John Lennon. Non a caso, agli inizi della loro carriera, i Beatles suonavano dal vivo moltissimi brani di Chuck, come ad esempio Roll Over Beethoven o Rock and Roll Music. Sorvoliamo poi sul fatto che Berry abbia citato a giudizio i Beatles accusandoli di aver plagiato la sua You Can't Catch Me per la loro strafamosissima Come Together. Fare il grano, Chuck avrebbe venduto anche le chitarre, degli altri naturalmente. Sì, era un po' un mascalzoncello. Vi cito giusto un altro famoso aneddoto, in primis per sottolineare ancora quanto fosse ammirato dagli altri giganti della musica cresciuti e influenzati dalle sue canzoni, e in secondo luogo per mostrare il carattere burbero e spigoloso del nostro protagonista. Autore dalla vita molto turbolenta e costellata da numerosi problemi avuti con la giustizia fin dall'adolescenza. Come quando, ad esempio, venne incarcerato per aver compiuto 3 rapine a mano armata in negozi vari a Kansas City. Anche se Chuck ci tenne sempre a ricordare che la pistola che aveva usato era in realtà un giocattolo. Passiamo ora all'episodio che vi ho accennato e ce lo facciamo raccontare da uno dei protagonisti, Keith Richards, chitarrista dei Rolling Stones. Che non ha certo bisogno di presentazioni. Ero nel camerino di un suo show. A un certo punto si allontanò per andare a prendere l'incasso. Era un vero tirchio, che Dio lo benedica. La sua chitarra era lì, fuori dalla custodia, e mi sono detto, forza, Kate, solo una toccatina. Un piccolo accordo di mi. A quel punto Chuck rientra, mi vede e urla, nessuno tocca la mia chitarra, e mi sferra un pugno. Mi diverte troppo questo racconto. Torniamo a Johnny B. Goode. La canzone fu scritta nel 1955, ma pubblicata solo nel 58. Per essere precisi, non è questo brano nello specifico ad aver segnato l'inizio di una vera e propria rivoluzione musicale,
Il rock and roll aveva già compiuto i suoi primi passi da qualche anno, ma sempre grazie al contributo fondamentale di Chuck Berry e, non va assolutamente dimenticato, anche di un altro caposcuola di questo nuovo genere, Bo Diddley. Eccolo con la sua caratteristica Cigar Box Guitar, chitarra a forma di scatola di sigaro, che all'inizio della sua carriera, di quella di molti altri squattrinati bluesman, era costruita proprio con uno di questi astucci usati come cassa di risonanza. Tornando al nostro autore, se volessimo un brano maggiormente fondante, forse sarebbe più appropriato scegliere la sua prima pubblicazione e grande successo, Maybelline. Why can't you be true? Dove Chuck crea per la prima volta quella magica formula che fonde rhythm and blues e il country dei bianchi, capace di dar vita a un cocktail esplosivo chiamato un rock and roll. Ma non c'è alcun dubbio che Johnny B. Goode rispecchia l'essenza più pura e travolgente del rock and roll e sia diventata nel tempo la sua song più famosa in assoluto, la più coverizzata, citata e sfruttata all'interno di svariate e numerose opere multimediali. Nonostante il film Ritorno al futuro voglia farci credere che Chuck sia stato ispirato nella creazione del suo brano dall'esibizione di Marty McFly, riportata poi telefonicamente a Barry dal cugino Marty, sembra invece che Chuck debba molto a livello di sound a un suo contemporaneo ed esattamente al suo pianista e stretto collaboratore chiamato per l'appunto Johnny Johnson. Questo Johnson. È importante citare Johnson e soprattutto corretto perché andrebbe inserito anche lui tra i padri fondanti del rock and roll. Anzi, per alcuni il suo contributo compositivo nella realizzazione di molti dei pezzi divenuti famosi è stato addirittura superiore a quello di Chuck Berry. Non si conosce con esattezza il suo apporto, ma di sicuro non possedeva la stessa personalità esplosiva, l'istrionismo selvaggio e lo straripante carisma del nostro Chuck. E a causa di ciò rimase dietro le quinte per molti anni, nonostante il suo importante lavoro. E si buttò in avanti, purtroppo per lui, solo nel novembre del 2000, quando fece causa a Berry, sostenendo di meritare crediti come compositore e royalties per almeno una dozzina di canzoni attribuite al solo Berry. Ma ormai era troppo tardi, erano passati troppi anni e il caso, proprio per questo motivo, fu archiviato. Solo in tardi età gli fu riconosciuto in parte il merito, venendo inserito nel 2001 nella Rock and Roll Hall of Fame, nella categoria Sideman, dopo una campagna portata avanti da diverse persone, tra cui il solito appassionato musicista Keith Richards. Johnny B. Goode. Una canzone stellare? Sì, un titolo da usare anche in senso stretto. Perché prima, per presentarvelo, ho usato la parola immortale, ma non è un aggettivo così tanto buttato per fare scena. Johnny B. Goode è una delle sole tre canzoni di genere e l'unica rock scelta per essere incisa nel Golden Record, insieme a opere famosissime di musica classica composte niente poco di meno che da Bach, Mozart e Beethoven, e insieme a diversi canti popolari celebri provenienti dalle culture di tutto il mondo. Questo repertorio musicale è stato scelto da Anne Dryan e Carl Sagan del Voyager Interstellar Record Committee per rappresentare la musica più importante creata dall'umanità intera almeno fino al 1977, anno in cui è stata lanciata nello spazio la Voyager 1. Nel momento in cui sto registrando, il Golden Record si trova a bordo di questa sonda spaziale che, dopo aver attraversato l'intero sistema solare, è ora entrata nello spazio interstellare, primo oggetto costruito dall'uomo ad averlo fatto, per dirigersi verso la costellazione dell'Ophiuco. Tra l'altro, per la NASA questo è il 13° segno zodiacale, ma questo è un altro discorso che ci porterebbe decisamente fuori tema. Quindi, con grande probabilità, Johnny B. Goode sopravvivrà alla fine dell'umanità, alla distruzione del pianeta in cui viviamo e all'esaurimento della nostra stella, il Sole, vagando nello spazio a braccetto con Beethoven e Company.
In questo caso il termine immortale mi pare che sia abbastanza appropriato, no? Partiamo dal titolo. Johnny B. Goode non è una proposizione grammaticale, soggetto, verbo e aggettivo, ma un vero e proprio nome, anche se la pronuncia può ingannare. Goode è il nome della via dove è nato Chuck Berry, Goode Avenue a St. Louis nel Missouri. Infatti il testo pare proprio molto autobiografico. Un povero ragazzo di campagna che vive in Louisiana, chiamato per l'appunto Johnny B. Goode, che non sa leggere né scrivere ma ha un grande talento per la chitarra. E grazie a questo talento e al duro lavoro riuscirà a diventare qualcuno. Go Johnny Go! Direi che il racconto rispecchia abbastanza il proposito di Chuck ai tempi in cui fu composta e col senno di poi ci abbia preso in pieno. Altri dicono invece che la canzone fosse dedicata al già citato pianista Johnny Johnson. Non si sa con certezza, forse solo la scelta del nome è un omaggio a lui. Probabilmente dovuto al suo deciso contributo compositivo. Perché a parte il fatto che la canzone parla di un chitarrista, a parte che conosciamo bene il forte egocentrismo che caratterizza il nostro autore, nel testo non trovo alcun riferimento al problema serio riguardante l'abuso alcolico di Johnson. Se fosse stato lui il protagonista della song, io penso che Chuck avrebbe sottolineato per bene questo aspetto, che definiva meglio il personaggio. Altra curiosità, nelle prime versioni del brano era usato il termine colored boy, ragazzo di colore, invece di country boy, ragazzo di campagna, ma per paura che la canzone non venisse trasmessa alla radio, Chuck sostituì la frase con quella attuale, decisamente meno ingombrante per i tempi in cui uscì il brano. Chuck Berry ha suonato il solo dal vivo in miriade di modi diversi. Capirete bene che questa canzone l'ha accompagnato live per più di 60 anni, non potendo mancare in ogni sua esibizione. E quindi probabilmente per non rischiare di annoiarsi o forse semplicemente perché non ricordava come fosse l'originale, si è divertito a improvvisare e variare molto spesso l'assolo centrale. Un solo molto ritmico che sfrutta tutti i trucchetti stilosi imparati da altri grandi chitarristi blues di epoca precedente, ma in una miscela nuova, con un sound molto dinamico e frizzante, come anche il suo modo di esibirsi davanti al pubblico. Un tornado fisico che influenzerà il modo di stare sul palco di moltissimi guitar hero successivi. Marchio di fabbrica dei suoi spettacoli è il famoso duck walk, passo dell'anatra, movimento poi copiato da Angus Young, chitarrista degli AC/DC, e che ancora oggi il minuto Angus usa nei suoi esplosivi live. Il brano verrà registrato usando la seconda chitarra posseduta da Chuck, sempre una Gibson ES-350T, ma del 57 invece che del 55 come la prima. Una chitarra semiacustica con le tipiche aperture F e che montava dei pick-up humbucker al posto dei single coil P90 presenti sulla prima chitarra. Pick-up che consentivano un suono dall'output ancora maggiore rispetto ai primi, che erano già rivoluzionari e dal suono più grosso per il tempo in cui uscirono. Col tempo, questo modello di chitarra verrà poi sostituito da un'altra leggendaria semiacustica, sempre costruita da Gibson, la ES-335. Che non ha certo bisogno di presentazioni per gli appassionati. Con Chuck la chitarra non è solo accompagnamento o solista, ma ispirato dalle big band dell'epoca, diventa uno strumento quasi sinfonico e indubbiamente lo strumento simbolo del rock and roll prima e del rock successivamente. Chuck. Forse è questo che ti ha fatto ascoltare tuo cugino Marvin per ottenere il sound che stavi cercando? Ad ogni modo, nessuno suona Chuck Berry come Chuck Berry in persona. Lo dice sempre il suo fan numero uno, Keith Richards. Anche i Rolling Stone avevano inciso e suonato diversi brani di Berry dal vivo. In particolare avevano registrato per ben due volte la canzone Carol su due album diversi, oltre ad averla portata live parecchie volte.
Ma nel 1986, quando Cake suonò insieme al suo idolo a un concerto tributo dedicato proprio a quest'ultimo, il chitarrista dei Rolling Stone, mentre suonava proprio Carol, venne ripreso da Chuck allo sfinimento, fino a quando non riuscì a trovare il giusto timing e tocco sui bending. A questo punto lasciamo esibire Frank Ragazzotti alla chitarra, con la consapevolezza che nessuno suona Chuck Berry come Chuck Berry in persona. Sarebbero tante altre cose da dire sul personaggio Chuck Berry, ma questa puntata è dedicata solo alla sua song più famosa e quindi ci fermiamo qui. Siamo arrivati così ai saluti finali. Fatemi sapere nei commenti quale altra canzone vi piacerebbe esplorare insieme a me, o scrivetemi anche solo per dei suggerimenti o critiche costruttive esposte in garbato modo riguardanti questo format. Iscrivetevi al canale, lasciatemi anche un bel like, oppure ditemi se state trovando gradevole il viaggio che ho impacchettato per voi. Un vostro semplice commento è già un bel risarcimento per la fatica e l'impegno che sto donando a questo progetto. Anche se soddisfare la mia forte passione mi ripaga già quasi per intero, sentirvi vicini è un bel bonus aggiuntivo. Quindi vi bacio tutti e vi dico... arrivederci a presto con una nuova puntata sulle song più significative della nostra amata musica. Electra Bones vi saluta. Stay tuned, stay rock!